Buongiorno e ben a Toscana Parlamento. La rubrica d'approfondimento in merito all'attività del Consiglio regionale della Toscana a cura della redazione giornalistica d'Italia 7. A proposito di questioni delicate, la modifica della disciplina degli incarichi dei direttori tornerà nell'Aula consiliare il prossimo 6 luglio. La modifica della disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale contenuta nella Legge regionale 1 del 2009, licenziata nei giorni scorsi dalla Commissione Affari istituzionali, tornerà in aula il prossimo 6 luglio dopo un ulteriore passaggio in commissione. Lo ha comunicato all'Aula il Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, spiegando che il rinvio è dovuto al fatto che sono pervenute ulteriori osservazioni da parte della Corte dei Conti prodromiche all'udienza in contraddittorio con i direttori generali che avrà luogo. Il 28 giugno. Il Presidente della Commissione Giacomo Bugliani si è impegnato affinché l'atto arrivi a fine dell'iter legislativo. Siccome ho richiesto come Presidente di Commissione su questa legge che ci fosse un'attenzione particolare sia al contenuto sia alla procedura da rispettare e ho voluto anche rivendicare da parte della prima commissione un potere istruttorio approfondito su questa, come su tutte le leggi che approdano nella mia commissione concordemente tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale hanno espresso il desiderio che quella legge tornasse in commissione per la valutazione di questi ulteriori rilievi avanzati dalla Corte dei Conti e io in aula ho assunto l'impegno di affrontare questi temi nella prossima seduta della prima commissione e di riportare alla prossima seduta del Consiglio regionale la legge pronta per la discussione e la votazione in aula. Sono consapevole del rilievo politico e anche di scontro che è stato dato a questa legge, ma rivendico rispetto alle scelte che ho fatto come Presidente di Commissione di averle sempre volute fare nel rispetto della trasparenza e della correttezza procedurale, dando soprattutto dignità al ruolo dei consiglieri regionali e delle commissioni. Se esiste una prima commissione esiste per fare tutti gli approfondimenti e gli accertamenti del caso e quindi quella è la sede vera. E prima dove si deve animare la discussione e dove la discussione deve essere profonda. Ma allora noi ci siamo sempre approcciati alla, a questo provvedimento con un principio. Eh, occorre indubbiamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni della Corte dei Conti. L'argomento eh, è un argomento prettamente tecnico e eh, che in realtà diciamo, si esaurisce in un adeguamento normativo. Quindi noi su questo eh, siamo molto chiari, prendiamoci tutto il tempo che è necessario prendere, però arriviamo diciamo, a trovare una quadra rispetto delle, delle regole, rispetto dei principi di trasparenza, rispetto dei principi di legalità. Non accettiamo forzature, non le abbiamo mai accettate, anche quando il Presidente De Gianni si è presentato in prima commissione cercando in qualche maniera di eh, forzare anche l'approvazione di un testo ex novo senza che il commissario fosse stato sottoposto alla preventiva attenzione, su questo devo dire che come opposizione ci siamo sempre imposti eh, nel rispetto pieno di questi principi. A questo punto vediamo quello che sarà nell'ulteriore approfondimento, nell'ulteriore istruttoria che verrà fatta in commissione il testo che verrà licenziato. Però ecco, per noi il principio cardine è questo, adeguamento però anche rispetto delle regole per arrivare appunto a un obiettivo che è quello di un mero adeguamento. Noi siamo convinti che questa legge vada approvata, vedo forte resistenza nelle altre forze politiche, noi continuiamo la nostra battaglia e rivendichiamo l'autonomia della politica al cospetto delle funzioni dirigenziali dove la politica deve raggiungere la propria funzione, farsi supportare dalla tecnica ma mai essere subalterna a questo aspetto. Quindi noi siamo convinti delle nostre proposte, la battaglia proseguirà in prima commissione e noi lavoreremo come forza politica per fare in modo che nel prossimo Consiglio regionale, senza ulteriori rinvii, quella norma venga approvata così come noi l'abbiamo concepita, che è in sintonia totale con il nostro Presidente Eugenio Gianni per come la proposta, infatti, a noi convince, è arrivata in Consiglio regionale. No, adesso, in realtà questa legge ha portato anche a una bagarre tutta interna al Partito Democratico, tra il Presidente Bugliani e il Governatore Gianni, ma stavolta torna in commissione non per bagar politica ma perché la Corte dei Conti ha mosso un rilievo ulteriore eh, negli ultimi giorni, nelle ultime ore e quindi c'è semplicemente da fare un adeguamento normativo. Paradossalmente verrebbe da dire che, che meno male hanno litigato già nei bugliani, almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimettere mano, questa ecco, volta è semplicemente un passaggio tecnico, va detto che è una legge che ha creato non pochi di sapori, non segreti, ma pubblici perché in aula hanno litigato più di una volta il presidente e il governatore. Ci sono degli aspetti riguardo a questa legge che non e non ci convincono e soprattutto ci sono degli aspetti che sono stati segnalati a essere maggiormente problematici. È necessario fare una legge che si attenga bene a quelle che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono date ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine. E questo, per questo credo che un ulteriore passaggio in commissione sia importante anche con delle eventuali proposte emendative. L'appello di MOBIT contro l'aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale della Regione Toscana, come noto in settimana, è stato respinto dal Consiglio di Stato. Il punto definitivo ad una vicenda che da tempo si stava trascinando. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da Mobit, Bus Italia, che fa capo a Ferrovie dello Stato, contro l'aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale in Toscana della società Autoline Toscane del gruppo francese Rattepè si chiude così il lunghissimo contenzioso per la travagliata gara regionale dal valore di 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio la pronuncia consente così alla giunta regionale di assegnare il servizio aggiudicato la prima volta nel 2016 da Autolinee Toscane nella riedizione parziale del procedimento nel 2019 la regione aveva nuovamente aggiudicato ad Autolinee Toscane la concessione dei servizi soddisfazione da parte della regione che ha voluto e portato avanti la gara. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Vincenzo Cencarelli, era assessore ai trasporti della regione al tempo. Il risultato è veramente un risultato importante anche sotto il profilo giuridico, perché questa è una gara che fa giurisprudenza in Europa. L'aspetto più importante ora è che si, dava, si dia esecuzione a quello che la gara prevede, perché esiste già un contratto firmato con quelli che sono stati ulteriormente decretati i legittimi vincitori e questo penso debba avvenire nel migliore dei modi, nel eh, con eh, le modalità diciamo, della maggiore collaborazione fra chi deve uscire e chi deve entrare nell'interesse ovviamente dei cittadini toscani. La notizia è stata poi commentata anche dagli altri esponenti degli altri gruppi consigliari. Tanto le sentenze come tali si rispettano e si accettano. Io eh, spero che chi si è giudicato il servizio... Da oggi crei una situazione migliore rispetto a quella che c'è stata in questi anni, perché lo sappiamo benissimo: i servizi che hanno sofferto i cittadini e che hanno sofferto anche eh, i lavoratori, tutti coloro che eh, ogni mattina si alzano per garantire il servizio per colpa di questa gara che è stata fatta lotto unico e che eh, ha comportato poi i ricorsi che abbiamo visto. Abbiamo avuto tanti anni in cui il TPL eh, in Toscana non ha funzionato come dovrebbe funzionare in una regione eh, nel 2021. In questo momento credo che ci sia bisogno di dare all'utenza un servizio efficiente, un servizio soprattutto che riesca a estendersi anche alle aree che sono meno servite e la regione si deve attivare da questo punto di vista per cercare di far sì che la sentenza abbia un'attuazione che il passaggio avvenga a questo punto con tutti i crismi e soprattutto si ritorni di nuovo ad avere un'efficienza un che in questi anni troppo tempo è mancata. Sicuramente la gara così come è stata improntata e con i sette anni di eh, trascinamenti legali che ha avuto è stata un problema per tutti i toscani ma soprattutto ha fatto capire che anche la regione da questo punto di vista non è stata in grado di mettere su una gara come si deve e che non avesse tutti questi strascichi che purtroppo ci hanno portato alla Situazione di adesso? A me quello che oggi fa sconforto e lascia veramente basito è l'atteggiamento di alcuni politici del Partito Democratico. Penso a uno su tutti, Enrico Rossi, che festeggia come se la nazionale avesse vinto gli europei. Ora capisco il clima d'Euro 2020, ma lui doveva essere il garante, l'arbitro. Di solito alle partite di calcio, l'arbitro, quando finisce la partita, anche se una squadra protesta, e per un rigore non assegnato non è che l'arbitro esulta, qui siamo di fronte al trasporto pubblico che finisce in Francia, che finisce gestito dall'azienda di Stato francese e l'ex governatore della Regione Toscana dopo sei anni di controversie giudiziarie che esulta sui social come se avesse vinto appunto, la Nazionale degli Europei. Eh, questo mi lascia basito, e il compito della politica non è esultare quando qualcuno vince una gara semmai è di eh, occuparsi che finalmente la Toscana abbia un trasporto pubblico locale all'altezza di chi poi ne è l'usufruitore finale, cioè il cittadino. La cultura è pronta a ripartire naturalmente nel rispetto di tutte le disposizioni contenute dallo stato di emergenza e saranno tre mesi di grandi eventi con Scandici Open City 2021. Sarà un'edizione ricca di appuntamenti, quella di Scandicci Open City 2021, con oltre 140 eventi organizzati in 30 spazi diversi fra pubblici e privati. 26 le realtà culturali coinvolte, che per tre mesi, dal 24 giugno al 26 settembre, trasformeranno la città in un grande palcoscenico con spettacoli di teatro, musica, cinema, danza e circo contemporaneo. Ma ci saranno anche talk show e incontri di poesia. L'evento è stato presentato in Consiglio Regionale. Si riapre, si riparte anche se Scandicci sulla cultura onestamente non ha mai chiuso. Eh, lo scorso anno fu un'edizione estremamente qualificata, ricca di eventi e assolutamente apprezzata non solo dagli Scandiccesi, ma da tanti eh, cittadini e cittadine che anche grazie. All'utilizzo della tranvia vennero a trascorrere serate diciamo, eh, di eh, interesse eh, culturale elevato eh, a Scandicci. E penso e sono assolutamente convinto e certo che nel panorama regionale toscano. Open City 2021 Scandicci sarà uno degli avvenimenti più gettonati, più frequentati e dall'offerta culturale varia, importante e per ogni gusto e ogni interesse da parte delle cittadine e dei cittadini. Anche qui ci ritroviamo in una condizione eh, davvero bella, poter ritornare a vivere, a respirare, a ritrovarsi, a riabbracciarci. Eh, questo evento, questo cartellone di eventi, dà il segno vero della ripartenza. Ormai giornalmente ogni comune cerca di eh, dare messaggi di positività. Avremo più libertà, dal 28 finalmente all'aperto potremo non utilizzare più la mascherina. Ma a maggiore libertà corrisponde anche maggiore senso di responsabilità. Cerchiamo di rispettare le poche regole che ci siamo dati. Il virus, anche grazie ai vaccini, finalmente lo stiamo combattendo, però non abbassiamo la guardia. Noi continuiamo a fare la nostra parte per andare veloci nelle vaccinazioni. Chiediamo a ciascuno di voi di fare la propria parte, perché solo tutti insieme possiamo sconfiggere questo virus. Ed è tutto per questa edizione di Toscana Parlamento, tutte le analisi e le ultime notizie sull'attività del Consiglio regionale della Toscana. Grazie per averci seguito, per essere stati insieme a noi. Toscana Parlamento tornerà prossimamente, naturalmente qui su Italia 7.